Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Alfonso Signorini ha visto in diretta le immagini della Vippona mentre si sentiva male. Scopriamo che cosa è successo e le reazioni dei fan. Le ore dopo la nuova diretta del GF VIP sono state molto concitate. Alfonso Signorini avrà visto tutta la scena drammatica dalla diretta del canale 55 di Mediaset Extra. Scopriamo insieme che cosa è accaduto e le reazioni dei fan. Dopo la puntata in diretta di solito il pubblico assiste a numerosi scontri notturni tra i vipponi, che si confrontano su ciò che hanno appena visto e vissuto in puntata. Stavolta però è accaduto qualcosa di molto diverso, perché dopo alcune liti violente una vippona ha avuto un malore. Mediaset Extra riprende la diretta dei concorrenti del GF VIP H24 e subito dopo le puntate, sono tantissimi i fan che seguono cosa accade per tutta la notte. Chissà se davanti alla TV c'era anche Signorini a vivere quei minuti drammatici. Il pubblico era sbigottito, ma dopo la paura sono arrivate molte critiche. Che cosa è successo? Alfonso Signorini. Il malore era una sceneggiata. Durante la puntata in diretta Signorini ha voluto confrontarsi faccia a faccia con Attilio Romita. Il giornalista si era reso protagonista di alcune dichiarazioni sconcertanti con una proposta bollente verso Sara Altobello. Dopo aver mostrato tutti i tweet in cui la compagna di Attilio si dimostrava molto determinata nel lasciarlo, Sonia Bruganelli ha assaltato Sara Altobello, addossandole parte della responsabilità di quanto accaduto. La vippona, che è entrata da pochissimo nella casa del GF VIP, si è trovata così ad affrontare una puntata molto difficile e successivamente ha litigato con mezza casa. Quando Sara si è coricata però ha lamentato un fortissimo dolore al costato, chiamate qualcuno, sto malissimo. Quei minuti sono stati di grande tensione e paura sia all'interno della casa, sia da parte del pubblico che osservava in diretta quella scena. La Altobello ha dichiarato di essersi rotta una costola, ma non era accaduto niente durante la giornata che potesse far pensare ad una cosa del genere. Per questo parte del pubblico, dopo aver visto questa scena, ha pensato che stesse addirittura fingendo. Qual è la verità? In queste ore i fan stanno cercando di capire le condizioni di Sara, ma le critiche sono pesantissime. La vippona infatti appare in piena salute e piena di energia e sono passate davvero poche ore da quel malore. È possibile che la vippona, in un momento in cui si è trovata tutti contro, abbia deciso di andarsene con un pretesto del genere? Manca poco alla nuova diretta e Signorini dovrà spiegare molte cose in merito. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video!